Un non convegno sul Job Act e sulle prospettive di sviluppo del settore turistico si è svolto a Villa Balche a Torre del Greco. Con questo tema, Federalberghi Costa del Vesuvio, associazione di categoria che raggruppa gli albergatori della fascia costiera, ha ufficialmente aperto la sua attività dopo l'affiliazione ufficiale avvenuta il 17 marzo scorso. Un incontro nel quale si è parlato anche delle possibili novità occupazionali per il settore. Dati e numeri analizzati ai nostri microfoni dal presidente della Camera di Commercio di Napoli, Maurizio Maddaloni, Adelaide Palomba, presidente Federalberghi Costa del Vesuvio, ed il consulente del lavoro Carmine Cafasso, a cui è stata affidata l'analisi del tema tecnico, delle nuove norme e dei contratti applicabili. Presidente Maddaloni, quest'oggi si parla delle opportunità del Job Act per lo sviluppo del turismo. Si auspica addirittura con le nuove norme circa 50.000 posti di lavoro nei prossimi 3 anni. Diciamo che il Job Act sicuramente è servito a smuovere una situazione. Tuttavia noi ne diamo una valutazione solo parzialmente positiva, nel senso che a nostro avviso si è persa un'ennesima occasione per creare condizioni di vero rilancio del turismo, soprattutto in considerazione del fatto che l'elemento prevalente che caratterizza le risorse umane utilizzate nel turismo sono quelle del lavoro stagionale. Ebbene, il Job Act cura in particolare i recuperi dei contratti a tempo indeterminato, il che sicuramente è un dato positivo con tutte, diciamo, le tutele crescenti previste e quant'altro. Probabilmente va integrato, e questa è la richiesta che noi poniamo al governo, per le tipicità e le caratteristiche del settore turistico. Eh sì, si parla di numeri importanti perché, appunto, come abbiamo anche già dichiarato, si prevede che con un impiego minimo di 50-60 mila persone, naturalmente in tutta la regione, naturalmente in un medio termine di almeno 3 anni, ci potrà essere un incremento almeno del 5-6%, e speriamo anche di esserci sbagliati, quindi utilizzare più persone, avere un'occupazione maggiore, avere uno sviluppo economico maggiore. Questo è il nostro obiettivo. Il rilancio del territorio attraverso anche, diciamo, il nostro impegno imprenditoriale. Ma io ritengo che questo convegno sia importante per dare anche un senso a quello che sta succedendo da un punto di vista centrale. Il governo ha varato delle importanti norme che secondo me possono portare ottimo sviluppo all'ambiente turistico, possono portare incremento occupazionale, possono portare opportunità per queste zone, perché evidentemente, come dire, possiamo anche vivere tranquillamente con uno sviluppo del turismo che in questo momento, come dire, è un turismo che potrebbe essere di massa, ma che forse non è tale proprio perché non vi sono stati o non vi sono ancora previsti degli interventi particolari che possono incentivare quelli che sono anche gli arrivi da parte di tante e con tante opportunità, vedi anche lo sviluppo con le norme sulla nuova Pompei. Parliamo del suo intervento di quest'oggi sulla nuova assicurazione sociale per l'impiego. Questo è un momento importante da un punto di vista di norme a tutela di un problema che è quello dell'occupazione, ma è quello anche della disoccupazione. Certo, a me farebbe piacere parlare molto di occupazione, farebbe piacere parlare di sviluppo, parlare di ammortizzatori sociali e quindi di strumenti che tutelino la perdita di posti di lavoro. È certamente qualcosa che non può andare in una direzione che è quella degli imprenditori di questo momento. Però pensare che il governo abbia varato delle norme a tutela delle persone più sfortunate che non hanno possibilità di rioccuparsi molto più velocemente significa dare una grande attenzione a quella che è un fenomeno, quello della disoccupazione, che attraverso le norme varate dal governo si spera possa essere quantomeno arginato rispetto a quelli che sono stati i momenti dei primi mesi, degli ultimi mesi del 2014 e di questi primi mesi del 2015, dove c'è stato un incremento della disoccupazione certamente esponenziale.